Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, fratelli e sorelle carissimi, quando ci sono i bambini io ho sempre questa piccola abitudine, scendo un po' e facciamo 5 minuti con loro e anche con i grandi e poi 5 minuti con i grandi e anche con i piccoli. Allora, festa di oggi, che festa è? Pentecoste, è la festa della discesa dello Spirito Santo su tutti noi. Ok, per i più piccoli, un po' di catechismo, vediamo un po'. Quest'anno qui non ci sarà nessuna cresima, purtroppo, disgraziatamente, però nessuno fa la cresima, amici miei, siete tutti troppo piccoli ancora. Qui le mamme di Sermoneta, vabbè, devono darsi un pochino di impegno, quelli un pochino più giovani. Allora, sentite un po', sapete che c'è un sacramento? Avete sentito la prima lettura, no? Il giorno di Pentecoste, c'era la Madonna con gli apostoli, lo Spirito Santo, le lingue di fuoco, e scendono sugli apostoli e comincia la missione della Chiesa, annunciano il Vangelo, eccetera, eccetera. Qual è il sacramento in cui la Pentecoste diventa realtà oggi per noi? Qual è? Ho già risposto, La Cresima. Nella Cresima viene il Vescovo e stende le mani su di voi, gesto che simboleggia l'imposizione delle mani, la discesa dello Spirito Santo, e chiede allo Spirito Santo di venire su di voi con i sette doni. Che vi siete già imparati i sette doni dello Spirito Santo? Quelli si imparano prima della Cresima, ve li dico intanto in anticipo, anche per i grandi li sanno. Qui dice certo sole advige, è meglio che non facciamo troppi sondaggi, perché se no i parroci corrono il rischio di andarsi per storto le solennità. Allora, per i piccoli e per i grandi, il primo e più importante dono è la sapienza, il dono più bello che esiste, che è la capacità di vedere le cose con gli occhi di Dio, tutto trasformato, tutto bellissimo. Il secondo dono, che oggi ce n'è tanto bisogno nel nostro mondo contemporaneo, sapete qual è? L'intelletto, che aiuta il nostro intelletto a funzionare bene e in modo soprannaturale. Siccome oggi, non so voi che impressione ci avete in giro, ma di intelletti a Roma si dice t'ha magnato il cervello il gatto, io ne vedo in giro abbastanza, insomma, no? Quindi l'intelletto come dono soprannaturale lo invochiamo con tutto il cuore. Sapienza e intelletto. Il terzo, altro dono importantissimo, il consiglio. Quando dobbiamo prendere delle scelte, delle decisioni che non sappiamo che fare e vogliamo, chi è il più grande consigliere? Qual è la cosa migliore da fare in tante circostanze? La cosa migliore è quella che Dio vuole, ma non sempre è facile capire, dice, in questa situazione che vorrà Dio? E questa è una domanda che tutti, specialmente i grandi, guai a noi se non ce la poniamo, perché se facciamo quello che Dio vuole la vita va alla grande, se facciamo quello che vogliamo noi la vita, per par condicio cambiamo regione o dialetti, passiamo alla Sicilia, va a schifio. A Sicilia dicono così. Dopo un modo dobbiamo dire qualcosa in napoletano, se no. Allora, quarto dono, che è proprio quello della Cresima. Eccoli, vedete, questo è il dono che rappresentano tutti questi nostri amici che stanno qua. Vi piacciono questi qua? Vi assicuro, i bambini, vi piacciono? Da grande diventate come loro? Sì? Con una spada bella grossa, non personale in testa, la spada dei cavalieri di Cristo quella è, ok? Ecco, ok. Il dono della fortezza, quelli che sono forti, quelli che non hanno paura. Voi quando diventerete più grandi tra poco, forse già adesso, ci sarà qualche vostro amichetto che lo prende un po' in giro perché andate a messa, per esempio, andate a pressare prete. Andate a pressa al prete, no? Andate a catechismo? Ma oggi non c'è Francesco, ma generalmente quando qualcuno diventa chirichetto lo rovinano, lo fanno proprio nero. Ah, oh, dove a far chirichetto sull'altare con il prete? Mamma mia, che vergogna, vergogna. Vedete, questi, sapete che questi signori stanno tutti quanti sempre in piedi? Perché sono, stare in piedi vuol dire io sono fiero della mia fede cattolica. Noi tra poco ci metteremo in piedi quando professiamo la fede, no? Sapete perché la professione di fede si sta in piedi? Loro stanno in piedi sempre perché, sapete, no? Hanno come funzione la vigilanza nel Tempio di Dio, quindi stare in piedi vuol dire che stiamo sempre allerta, d'accordo? Credo che sia
la corretta interpretazione di questa cosa. Non, io penso, quando vedo le cose, non ne ho parlato, però dico perché fanno così e faccio qualche piccolo sillogismo aristotelico, no? La fortezza. Noi siamo fieri di essere cristiani, noi non ci vergogniamo di essere cristiani, anzi noi siamo pronti a difendere la nostra fede, pure a morire. Sapete quando uno riceve la cresima? Vuol dire lo Spirito Santo ti dà la forza, che se qualcuno viene e dice o rinneghi la fede o ti ammazzo, tu che fai? Mi faccio ammazzare. Rinneghi la fede, ma io ti rompo le ossa, lo sai, no? Scusate, questo è il mio linguaggio per i ragazzi del catechismo, quando qualcosa che non va, lo sanno che io, bravo. Quinto dono, fortezza, la scienza, non la scienza che dicono adesso in giro, lasciatela perdere quella lì, la scienza di cui si sciacquano tutti quanti la bocca, no, questa scienza è la conoscenza profonda e corretta delle cose, anche di quelle umane, Pensate, vi faccio i nomi soltanto di due scienziati cattolici, di uno sul mio sito web ci stanno tutte quante le catechesi, se volete farvi un regalo andatevele a sentire. Conoscete Enrico Fermi, figlio spirituale di Padre Pio, che parlava degli atomi e delle potenze elevato a, e faceva dei discorsi straordinari. Oppure Antonino Zichichi. Non c'è sul mio sito web, ma su YouTube ci sono un bel po' di video dove rovina tutti quanti quelli che ancora pensano che noi deriviamo dagli scimmioni, come vi dicono a scuola sicuramente. Che vi dicono a scuola? Non vi dicono che noi deriviamo dalle scimmie? Dagli scimmioni. Quando vi dicono così, sapete che io dovete dire, con tutto il rispetto, professore, oppure professore, tu vieni dagli scimmioni, io no. Ok? Se risponde così, vi do il permesso io. Sesto dono, non ridete che questa è la verità. Ma tu puoi mandare a parlare con me, vengo io a parlare con te, non preoccupare. Ci vengo tu dopo, chiama a me che ci parlo io poi. Tu dici, tu vieni dagli scimmioni, io vengo da Domine Dio, la mia anima l'ha fatta nostro Signore, il mio corpo è, figurati, Gesù è diventato uomo come me, la Madonna c'aveva un corpo santissimo, quindi dallo scimmione ci... Ma voi immaginate... Ma la Madonna può, ma scusate, ma la Madonna, ma può derivare dagli scimmioni la Madonna? Ma scusate un attimo, no? Ma dico, ma noi non facciamo i cattolici? Dico, ma può derivare dallo scimmione la Madonna, il corpo virginale di Maria Santissima? Ma scusate, ma siamo seri, no? Oh, la sesta cosa, il sesto dono, la pietà. Attenzione, la pietà non è... Vabbè, questo vale pure per i grandi, se no dopo diventa troppo lunga. È andata così, non volevo che andasse così, ma è andata così. Sapete che cos'è la pietà? Non è come quando noi diciamo abbi pietà di noi al Signore, noi diciamo senti, noi siamo peccatori, tu perdonaci, abbi pietà, no? Così come una persona che sta in difficoltà ti chiede abbi pietà di me, ho sbagliato, perdonami, oppure c'ho fame, abbi pietà di me, fammi l'elemosina, no? Non è questa pietà. La pietà è un'altra cosa. In latino si dice pietas, che viene da Pio, la persona pia. Avete sentito parlare di Padre Pio? O di tutti quanti i papi che si sono chiamati Pio? Grandi papi. Guardate, Pio IX ha fatto l'Immacolata, Pio XII ha fatto l'Assunzione, il quinto dogma mariano, che io tanto desidero che qualcuno lo faccia, un papa si dovrà chiamare sicuramente Pio. O Pio o come nome singolo, oppure siccome vanno de moda i nomi doppi, se si chiamerà in qualche modo, però un Pio ci deve stare mezzo per forza. Allora, chi è una persona pia? Il dono della pietà. Una persona pia è una persona che è devota al Signore, è una persona che prega, capite? È una persona che ama il Signore. Per esempio, qui nella casa di Dio, voi state imparando piano piano, quante volte vi ho detto, sapete che uno dei compiti di questi bei signori, sapete qual è? Loro fanno, come dire, il controllo, come dire, nei templi, nelle chiese. Cioè, che chi entra non strilla, non parla ad alta voce, tutte le cose che io dico. Le guide non entrano facendo macello, chi entra in chiesa stia conciato in un certo modo, non si manchi di rispetto verso il Santissimo Sacramento. Se c'è la Santa Messa si entra per stare a Messa, ma non per fare macello durante la Messa o per fare le visite. Perché? Perché questo luogo è un luogo che è abitato dalla presenza di Dio
E padre Pio, che era uno che la sapeva lunga, diceva che in questo luogo si fanno due cose. O si parla di Dio, come sto cercando di fare io adesso, o si prega. Tra poco diciamo il credo, quindi si parla con Dio. Basta! Il resto non si fa. Certo, se sto starnutendo, mi serve un fazzoletto, posso chiedere al vicino, mi dai un fazzoletto, però glielo chiedo così. Se proprio si deve parlare in chiesa, non si parla a bassa voce così, ma si parla sottovoce così. Capito? Come quando ci stanno i segreti, con gli amichetti, te deve sentire nessuno. Non deve volare una mosca. Ok? E non si gioca a pallone davanti alla chiesa e non si via come porta del pallone e il muro della chiesa, se no io vi rompo le ossa, ok? Bene, ultimo dono. Poi abbiamo finito, che siamo già andati oltre il tempo massimo. Il timore di Dio, l'ultimo dei sette doni. Il timore di Dio, vediamo. Timore di Dio significa che Dio ci mette paura, come ci deve paura di Dio? Sapete noi di chi ci abbiamo paura? Noi figli di Dio di chi ci abbiamo paura? Di due. Di niente e di nessuno. Chiaro? I figli di Dio hanno paura. Di niente non ci abbiamo paura, né della morte, né delle malattie, né delle zero. E di nessuno, né del diavolo, né dei cattivi, né dei tiranni, né degli oppressori, dei persecutori. Zero. Chiaro? Il timore di Dio significa questo qui, che punto primo abbiamo il senso della grandezza di Dio, cioè abbiamo sentito la seconda lettura di oggi, no? Quando c'è lo Spirito Santo in noi, noi Dio lo chiamiamo addirittura papà, è un nostro amico, è un nostro intimo, gli vogliamo un bene dell'anima, però non ci dimentichiamo mai che io sono io e lui è lui, è Dio. È più grande di noi. E quindi il timore di Dio, sapete che significa? Significa che io, piuttosto che dare un dispiacere al Signore, fare una cosa che non gli piace, una cosa brutta, no? Voi pensate, uno dice una parolaccia brutta, una parolaccia volgare, e Gesù ti sta sentendo e la sente, dice, non è tanto contento che diciamo, che dite? Gli diceva le parolacce Gesù secondo voi? La Madonna gli diceva le parolacce? Allora, quella non è una cosa che fa tanto piacere, certamente ci stanno peccati certamente più grandi, no? Questo dicendo una cosa che voi potete capire. Ieri avete fatto la prima confessione, siete contenti di aver fatto la prima confessione? Vi sentite un po' meglio? Ve la siete tenuta un po' la grazia o già stiamo già in crisi? Vabbè, quindi il timore di Dio vuol dire che io voglio talmente bene al Signore che anche nel poco faccio attenzione a non dispiacergli. Ma non perché ho paura che mi sbatte all'inferno o che andiamo in purgatorio, per carità, se facciamo i peccati mortali all'inferno ci andiamo, e se facciamo i peccati veniali in purgatorio ce lo dobbiamo fare, ma più che questo, cioè le conseguenze negative del peccato, mi dispiace di avergli dato un dolore. Hai visto quanto sono belli con lo Spirito Santo? Vabbè, questo va bene anche per i grandi, penso, quindi possiamo chiudere che se no l'omelia diventa troppo lunga, l'omelia non deve essere mai troppo lunga. Quindi una santa Pentecoste a tutti e che possiamo avere i cuori pieni dello Spirito Santo. Per avere i cuori dello Spirito Santo ci vogliono tre cose, pieni dello Spirito Santo. Sacramenti, vissuti bene, preghiera, bene e tanta, e come dice Gesù, se mi amate osservate i miei comandamenti, vivere sempre nell'osservanza della legge di Dio. Fatto questo, lo Spirito è in noi e più andiamo avanti e più la sua presenza cresce e più santi, col suo aiuto, diventiamo. Siamo lodati Gesù e Maria.